abbiamo questa idea di un ciclo finanziario maturo. Un ciclo finanziario maturo significa avere una crescita sincronizzata, in particolare nei paesi sviluppati, ma avere delle banche centrali che ricalibrano progressivamente la propria politica monetaria, quindi tassi che vanno ad alzarsi ma in maniera estremamente graduale. Siccome dall'altra parte pensiamo che il ciclo dei profitti aziendali tenga, crediamo che rendimenti positivi sull'azionario ma sulla singola cifra siano ancora possibili. Affrontare l'attuale volatilità dei mercati avendo in mente un'allocazione core dei portafogli basata principalmente sui fondamentali, quindi sugli utili aziendali, su una struttura di ciclo che tiene, ma al contempo avere delle strategie di copertura che consentano di proteggere i portafogli in questo momento. La volatilità è un bene, passavamo da un regime di volatilità estremamente compressa a un più sano regime di volatilità. Noi pensiamo alle valute, per esempio, come lo strumento naturale per proteggersi da questi movimenti di mercato, o all'oro, qualora i rischi geopolitici dovessero avere un'escalation più marcata di quella attuale.